È possibile montare una nuovissima batteria in phase del 2024 su un impianto del 2012? Sembra una follia, vero? Eppure è esattamente quello che faremo. Installare la batteria in phase su un sistema del 2012, spoiler, già equipaggiato con vecchi microinverter. Perché sì, esistevano già nel 2012. Pensate sia un'impresa semplice? Assolutamente no. Qui ogni passo può nascondere un imprevisto. Cosa può andare storto? Praticamente tutto. Ma sarà proprio questo a rendere l'installazione così affascinante. Curiosi di vedere come si risveglia un gigante dormiente? Beh, non perdiamo altro tempo. Metti mi piace e cominciamo. Stiamo per iniziare a montare non una ma ben due batterie Enphase, giusto per raccontarvi un'altra installazione di un'altra batteria, perché, come diciamo sempre, l'obiettivo è trovare i prodotti giusti, non fare kit copia e incolla con lo stampino. Ecco qua le nostre batterie, sono due batterie Enphase da 5 kWh cada uno, quindi per un totale di 10 kWh, ovviamente lato corrente alternata. E una cosa molto particolare di questa installazione è che verranno installate su un impianto con microinverter Enphase non di ultima generazione, ma un impianto microinverter Enphase di diversi anni fa. Val d'Aosta, correva l'anno 2012. Quello che vedi alle mie spalle è un impianto fotovoltaico dell'epoca già dotato di microinverter, una tecnologia all'epoca rivoluzionaria. In un momento storico in cui il fotovoltaico era al suo apice e tutti montavano fotovoltaico con inverter di stringa tradizionali, questo cliente ha scelto di investire sui microinverter, consigliato da un amico americano che iniziava già a utilizzare e lavorare con questa azienda e questa tecnologia rivoluzionaria. Infatti all'epoca il 90% e più degli impianti erano gestiti da inverter tradizionali di stringa, che avevano dei limiti, ossia che se un pannello era danneggiato, ombreggiato, tutto l'impianto, tutta la stringa andava a perdere energia e il monitoraggio per singolo pannello era tra virgolette quasi una rarità, perché si contavano tendenzialmente due aziende, Enphase e SolarEdge, per gestire questo sistema. Ma a differenza di SolarEdge, che ha gli ottimizzatori ma ha comunque un inverter centrale, questo sistema qua sul lungo periodo ha generato molta più energia e di conseguenza molti più soldi, perché l'impianto alle mie spalle è un impianto incentivato, perché all'epoca tutta l'energia prodotta veniva retribuita, veniva incentivata. I vantaggi infatti di Enphase ce l'abbiamo proprio nel lungo periodo, perché ok il monitoraggio, ok l'ottimizzazione a livello di singolo modulo, ma il fatto di avere un impianto che per più di 12 anni ha continuato a produrre ininterrottamente, senza cali, senza imprevisti, è quello che ha generato un rientro economico fenomenale. Proprio perché, e se conosci qualcuno che ha installato l'impianto in quel periodo storico lì, in tanti hanno perso mesi di produzione e investito tanti soldi nell'andare a sostituire l'inverter, perché una volta bruciato l'inverter tutto l'impianto non produce. L'impianto non produce, non risparmio soldi in bolletta e non incasso soldi dal GSR. Mentre la continuità di questo impianto qua è davvero senza eguali, perché in questi 12 anni sì, c'è stato un imprevisto, ossia un microinverter danneggiato, ma solamente quel pannello è stato spento per alcune settimane e successivamente ovviamente è ripristinato, perché qua abbiamo una garanzia di 25 anni sulla singola componente. Quindi, visto che una catena è forte quanto l'anello più debole, qua l'anello più debole è garantito a 25 anni. Dalle altre parti l'anello più debole è garantito solamente 5 anni. Adesso però torniamo a installare la batteria e parallelamente, beh, facciamo due ragionamenti sull'eliminare il gas anche qua in Val d'Aosta. Perché? Perché come vi ho già documentato, si può eliminare il gas anche su una casa vecchia con impianto a termosifone in zona climatica fredda. Infatti, se andate 50 km in quella direzione, trovate la realizzazione di una pompa di calore su un condominio che potete recuperare a questa scheda. Signori, eccoci, questo è l'impianto fotovoltaico che ha 12 anni di vita. Come potete notare, per chi è nuovo sul canale, sono pannelli che hanno una sfumatura bluastra perché sono fatti con celle policristalline che adesso sul mercato ormai non si trovano più, sono tutti neri proprio perché sono monocristallino. Qua con il policristallino erano dei prodotti più economici all'epoca, anche se costava parecchio, ed era l'ideale soprattutto per orientamenti non perfetti. Infatti qua abbiamo un orientamento verso un est-sud-est
e quindi è stata riempita la falda con quelli che sono ovviamente le tecnologie dell'epoca. Le misure erano anche leggermente diverse come standard e potete notare come l'impianto è ancora comunque tutto funzionante, quindi l'estetica è anche diversa, i profili sono in alluminio color alluminio, mentre oggi come oggi si predilige un'estetica tendente al nero, quindi con i profili neri. Però questo è l'impianto, quindi dopo 12 anni continua a funzionare e dopo 12 anni tutti i microinverter anche continuano a funzionare, continuano a produrre energia e in questo caso anche tanti soldi. Anzi, vediamo se possiamo vedere esattamente quanto ha prodotto questo impianto fotovoltaico grazie al monitoraggio in phase. Ed eccoci teletrasportati sulla piattaforma di monitoraggio. Vediamo quelli che sono tutti i dati tecnici che possiamo monitorare da remoto noi come installatori. Possiamo vedere in tempo reale come sta lavorando l'impianto, quindi l'energia che viene prodotta, l'energia che viene autoconsumata, l'energia che va in batteria. Quindi possiamo notare qua, mi sposto un pochettino da questo grafico alla vostra destra, possiamo vedere che la produzione di un kilowatt e mezzo circa in questo periodo qua, siamo al 15 ottobre, sta caricando la batteria e parallelamente solamente un 300 watt sta andando in casa. E qua possiamo notare tutti quelli che sono gli aspetti, quindi la fase di carica della batteria che è il 75% con i 4 microinverter attivi, ma tra un po' ci collegheremo anche a questo aspetto qua del fatto che ci sono 4 microinverter a bordo della batteria. E qua possiamo notare tutte le informazioni. Se torniamo invece qua, possiamo notare l'andamento della produzione, quindi possiamo vedere proprio quando produce, quindi la campana di produzione. Andiamo a zoomare un pochettino. In questa fase di produzione qua abbiamo la fase di carica della batteria, poi la batteria una volta che viene caricata continua a lavorare e poi va a coprire i consumi da parte dell'abitazione. Quindi qua abbiamo tutte le informazioni. Possiamo vedere qua lifetime, che ha prodotto 64 megawattora, quindi 64.000 kilowattora di energia, davvero tantissima energia. E possiamo vedere qua c'è il grafico dell'andamento dall'inizio, ok, da quando è partito, che era il 20 maggio 2012, la quantità di energia, quindi occhio a non confondervi qua, energia non è potenza, ma durante l'estate c'erano dei picchi di circa 30 kilowattora al giorno, ok. E possiamo notare anche come la produzione è rimasta pressoché costante, cioè da estate 2024 a estate 2012, cioè sono passati 12 anni, vedete come la produzione media è pressoché costante e come poi ovviamente durante l'inverno la produzione cala in maniera importante. Queste sono tutte le informazioni e se noi torniamo qua alla schermata possiamo vedere singolarmente il singolo microinverter, come sta lavorando, quanto sta producendo, quindi tutte le informazioni utili per un corretto monitoraggio, per poter controllare pannello per pannello, perché il punto di forza è questo, cioè poter controllare ogni singolo pannello. Nell'ultimo anno possiamo vedere come la produzione sia bene o male costante con tutti i singoli microinverter. Primo imprevisto, infatti l'installazione dell'impianto fotovoltaico è lì, su quella copertura lì. Lì andremo a installare le batterie, ma ovviamente la batteria per lavorare ha bisogno di un meter, no? Di un lettore dei consumi di casa, e stiamo cercando di capire tramite i vari passaggi come portare il cavo dati, perché le batterie hanno bisogno di questi meter che leggono i consumi di casa, così da poter decidere quando attivare o disattivare la batteria, quando caricarla o scaricarla. Ed è una componente importante su un impianto comunque che ha la sua età, riuscire a trovare tutti gli spazi non è cosa facile, ma ce la stiamo facendo. Da laggiù dobbiamo quindi arrivare con un meter qua sotto questo interruttore qua generale, proprio perché dobbiamo andare a leggere quelli che sono i consumi di casa. Qui abbiamo anche già la sezione del fotovoltaico. Fotovoltaico da 5 kW, però realizzato con quasi 20 pannelli, perché all'epoca la potenza al singolo pannello era molto più bassa. Niente ragazzi, non si riesce. Questo corrugato qua è troppo vecchio, troppo pieno di roba, quindi dobbiamo trovare una soluzione per riuscire a installare, no? E questo fa anche parte del lavoro, cioè gli imprevisti lungo il percorso ci sono, ma dovremmo aver trovato una soluzione. Però stiamo cercando di capire un attimino cosa fare, proprio perché è una condizione un po' particolare, quindi dobbiamo riuscire a fare un lavoro rapido e portarlo a termine prima possibile. Ma quel corrugato lì arrivava fino a questo pozzetto lì, da quel pozzetto lì andava a quel pozzetto laggiù e poi entrava in questo locale, ma
in qualche modo faremo. C'è un imprevisto, ma non possiamo fermarci, quindi la soluzione dovremmo averla trovata. Nel frattempo quindi possiamo iniziare con l'installazione della batteria. E questo è lo spazio dedicato alle batterie. Infatti qua troviamo il Courelet dell'epoca e poi la quadrettistica elettrica dedicata al fotovoltaico con il contatore di questo impianto fotovoltaico, perché all'epoca l'impianto fotovoltaico aveva il suo contatore, perché tutta la produzione, quindi tutta la lettura di questo contatore qua, serviva per pagare l'incentivo. Quindi le batterie le andremo a realizzare ovviamente in questa zona, sfruttando anche l'Courelet esistente, proprio perché c'è un discorso di retrofit anche dopo 12 anni. E qua davvero sfido aziende che lanciano oggi prodotti nuovi, come la batteria Enphase, oggi lanciata nel 2024 sul mercato italiano, retrocompatibili fino al 2012. Cosa davvero rara. Altro aspetto ovviamente importante per tutto questo iter qua è la connessione. Quindi ovviamente il cliente qua ha portato un ripetitore con un'uscita LAN. Perché? Perché questi sistemi qua sono ovviamente i più stabili per quel che riguarda il monitoraggio. E niente, ce l'abbiamo qua, la nostra bella batteria, che però se dobbiamo trovarci un difetto, beh, è un po' ingombrante. Se pensiamo che sono solo 5 kWh, è un po' ingombrante rispetto ai prodotti della concorrenza. Ma metà di questo ingombro sono i 6 microinverter a bordo, di cui solamente 4 funzionano. Lo so, sembra strano, ma tra poco, una volta aperta, ti spiego esattamente come funziona una batteria Enphase. Siamo qua con Andrea per l'installazione della batteria. Ora, raccontaci cosa stai facendo. Dobbiamo rismontare tutto, smantellare il suo vecchio impianto e ripristinare con un IQ8 gateway e relè per poter ripristinare l'impianto nuovo con le batterie Enphase. Nel frattempo, mentre Andrea sta smantellando tutto, vediamo quelle che sono le componenti di un impianto Enphase. Questo è il gateway, quindi questo qua è il cervello dal punto di vista logico. Quindi qua avremo tutte le connessioni, infatti vediamo qua sulla parte bassa l'ingresso cavo Ethernet. E ovviamente qua dentro entreranno tutte le informazioni. Infatti in abbinamento al gateway, che come detto è il cervello, troviamo i meter che si aprono e vanno a leggere quella che è la produzione dell'impianto. Perché a differenza degli inverter tradizionali, dove il meter è a bordo inverter, qua avendo tanti micro inverter sarà questo a leggere la produzione dell'impianto fotovoltaico. E ovviamente per ogni gateway troviamo due meter, uno per leggere la produzione dell'impianto, uno per leggere i consumi di casa. Questo indipendentemente dalla presenza o meno del sistema d'accumulo, proprio perché è fondamentale conoscere, avere le informazioni. Tutti gli inverter ti dicono quanto producono, ma non tutti ti dicono quanto consumi, o meglio, tutti hanno come accessorio il meter per leggere i consumi, ed è fondamentale perché così una famiglia può capire esattamente quanto consuma, quando consuma e come sfruttare meglio l'impianto fotovoltaico. Va da sé che questa doppia componente risulta fondamentale, perché sarà questo, in abbinamento alle logiche del gateway, a decidere quando si carica e quando si scarica la batteria. Perché le batterie, tutte le batterie sul mercato, ragionano nella stessa maniera, portano a tendere a zero quella che è lo scambio con la rete esterna. Quindi quando il bilancio è positivo significa che sto producendo più di quello che consumo in casa, quindi sto immettendo energia in rete. Se sto immettendo vuol dire che sto sprecando, e allora lì la batteria si attiverà e inizierà a caricarsi, così da portare a zero questo bilancio. Viceversa, quando la produzione sarà inferiore ai consumi di casa, sarà la batteria che deciderà di scaricarsi, perché sto prelevando, quindi invece di comprare l'energia sarà la batteria stessa a scaricarsi e immettere energia all'interno dell'impianto domestico, così da coprire il fabbisogno. Queste due componenti sono fondamentali e non sono le uniche. Troviamo l'Courelet, il relè che ha il compito di allineare la produzione, perché ogni microinverter produce energia in corrente alternata, ma non con gli standard della normativa CEI 021. È questa componente che va a rendere fruibile l'energia alternata. L'energia alternata prodotta dai microinverter avrà tensioni diverse, proprio perché quando c'è poco sole l'impianto produrrà di meno, quindi il rapporto tensione-corrente varia nel tempo.
questo prodotto qua ha il compito di allineare, quindi questo qua è il cuore pulsante di un impianto fotovoltaico con microinverter in phase. Quindi se questo era il cervello, e ti dico già, si può sopravvivere anche senza questo, qualcosa mai si dovesse rompere, si può sopravvivere, proprio perché è un discorso di connessione, di informazione, di dati. Questo invece è una parte più meccanica che va a gestire quella che è la produzione. Infatti ce n'è uno che sia monofase o trifase, infatti qua abbiamo tutti i vari connettori di ingresso, e da qua si va a fare l'autotest, proprio perché questo serve per la CEI 021 italiana, e questo si andrà a integrare anche in abbinamento ovviamente al sistema di accumulo. Infine abbiamo questa componente qua bianca, che è la componente di comunicazione per la batteria. Infatti qua, come vedete, ci avrà un suo piccolo ingresso di alimentazione e poi dei connettori di informazioni. Quindi qua c'è il passaggio logico, quindi le informazioni da qua passeranno qua per caricare la batteria che è lì. Quindi adesso che abbiamo visto tutte le componenti, non ci resta che installarle. Allora, tra un'imprecazione e l'altra ce l'abbiamo praticamente fatta. Infatti ce l'abbiamo qua, questo è il cavo, ok, cavo schermato per la comunicazione dei dati del meter, quello che ti ho spiegato prima per leggere l'interscambio con la rete. Quindi siamo qua sotto, da qua sotto poi adesso arriveremo qua sopra, quindi problemi non ce n'è. Abbiamo fatto il giro del mondo, perché da lì sotto sbuchiamo qua sotto, da qua sotto siamo arrivati qua sopra, e da qua arriviamo fino a quella scatola di derivazione esterna. E abbiamo trovato anche la soluzione, perché da qua avevamo difficoltà a raggiungere il locale tecnico, e niente, abbiamo deciso, passiamo con un corrugato esterno tutto sul profilo, perché gli imprevisti ci sono e bisogna trovare una soluzione. Quindi vedete, abbiamo preso tutte le canne e arriveremo fino laggiù, c'è un'altra scatola di derivazione, e da lì entriamo e ci possiamo collegare. Quindi mettere i meter quando si installa una batteria è sempre una cosa più complicata. Ovviamente risolto un problema, ne troviamo un altro, ossia sta iniziando a piovere. Ed ecco la situazione attuale. Quindi, come potete notare, uno dei vantaggi di Enphase è proprio il fatto di occupare poco spazio, perché a differenza di altri sistemi con inverter grandi, gateway grandi, qua in un quadro elettrico ci sta tutto. Infatti vediamo ovviamente il gateway aperto con tutti i vari connettori, quindi qua ci sono anche tutte le indicazioni. Abbiamo poi il connettore, il commissioning della batteria, e poi i due IQ relè, uno per il fotovoltaico, quello che sto qua, e uno per la batteria, perché la batteria è in corrente alternata, quindi ha bisogno anche qua di qualcuno che vada a gestire l'energia. Quello che arriva dal fotovoltaico, quindi abbiamo ripulito tutto, e questo è lo stato attuale. Quindi capisci che se non hai la batteria, ne togli uno, togli un altro, e in un quadro elettrico insieme agli altri interruttori ci sta tutto. Quindi vedete che l'ingombro è molto molto piccolo. E finalmente, dopo aver bestemmiato per tirare tutti i vari cavi, dopo aver imbastito la quadratistica elettrica, non ci resta che iniziare l'installazione di questa nuova EQ Battery 5P che stiamo spelliculando. Prima batteria piazzata, quindi potete vedere alla mia sinistra lo staffaggio e alla mia destra il pacco batterie, che come abbiamo già intravisto precedentemente in maniera molto rapida e approfondito anche direttamente dallo stand di Enphase a Monaco, ti invito a recuperare questo video, lo trovi in descrizione o nelle schede. Abbiamo la batteria, quindi la parte più pesante qua sotto, e qua sopra tutta la parte di elettronica. Quindi adesso andremo a bucare qua lateralmente per entrare col cablaggio, saranno in serie, e qua abbiamo, troviamo 3 e 3,6 microinverter IQ-BAT, quindi IQ Batteries, quindi proprio fatti apposta per la batteria. Sono 6 microinverter, ma solamente 4 funzioneranno, proprio perché sono batterie da 5 kWh che si caricano e scaricano con una potenza di circa 2,5 kW istantaneamente, quindi si caricano a pieno regime in 2 ore
totali, e la fase di carica e scarica viene gestita proprio da questi microinverter. Ripeto, sono 6, ne funzionano 4 perché ognuno ha una sua potenza, e 2 sono di backup, perché idem la filosofia di Enphase è quella di vincere la gara non nell'istantaneo, non nell'immediato, ma sul lungo periodo. E quindi, visto che sul lungo periodo ci possono essere imprevisti, se uno o due inverter dovessero bruciarsi, entrano in soccorso i sostituti. E ovviamente tutto questo poi, lavorando in corrente alternata, risultano tra i più sicuri, proprio perché siamo in corrente alternata. Adesso installeremo la seconda batteria, cableremo il tutto e poi le copriremo con la scocca per la parte estetica. Adesso che abbiamo montato anche la seconda batteria, procediamo col cablaggio. Ecco la centralina. Questo è il connettore logico, che è il cablaggio logico che da lì passa e attraversa la seconda batteria. Questa è una resistenza che a fine serie va a interrompere ovviamente il circuito, quindi abbiamo queste due batterie che sono inserite una con l'altra. In questa parte qua abbiamo fase neutra, perché anche qua c'è un collegamento che può proseguire, no? Noi da qua potevamo bucare da lì e proseguire anche per altre batterie, cosa che abbiamo fatto ovviamente lì. Infatti qua adesso c'è Andrea che sta collegando da lì curele da quella parte lì, sta collegando entrando nella batteria, da questa batteria riparte e arriva a quest'altra batteria. Qua sotto abbiamo il pacco batterie, poi dovremo andare a collegare fisicamente, vedete c'è B1 e B2 qua sotto, per mettere in comunicazione i microinverter con le celle litio ferro fosfato da 5 kWh, come già anticipato. Stiamo collegando i pacchi batterie perché il cablaggio è stato portato a termine, poi ovviamente siamo ancora in fase di cantiere, dobbiamo poi chiudere tutto e sistemare tutto. Nel frattempo, che qua è tutto in funzione, Stefano sta andando a collegare i meter che ci hanno fatto bestemmiare tutta la mattina, cosa fondamentale per poter accendere poi le batterie. E finalmente è arrivato il momento di accendere, quindi abbiamo acceso tutto e infatti si sta configurando tutta la situazione. E adesso, dopo aver fatto le scansioni, andiamo a collegarci in locale e poi gli diamo le indicazioni per collegarsi da remoto. Dopo il cablaggio si chiude tutto e si può andare a montare la scocca. Ed eccoci, impianto portato a termine, stiamo finendo la configurazione, ma questa è l'installazione dalla A alla Z di questo sistema su un impianto in retrofit già dotato di microinverter. Infatti laggiù quello in alto è il gateway originario, ok, del 2012, che ricordava molto più un modem, mentre adesso questa è la situazione, ma non ci resta che chiudere e completare la configurazione. Siamo arrivati al punto finale, quindi stiamo testando con l'applicazione tutte le misurazioni. Purtroppo è iniziato a piovere, quindi il fotovoltaico è andato a zero, anche perché l'abbiamo staccato. Per vedere se funziona tutto, andiamo ad attaccare questo aspirapolvere. Ce l'abbiamo qua. Da 220 siamo arrivati a 1,5 kW, proprio perché abbiamo la dimostrazione che la misurazione è avvenuta correttamente. Torno a schermo pieno per salutarti e per ricordarti che nelle prossime settimane, grazie alla piattaforma di monitoraggio, andrò a confrontare la produttività di un impianto con microinverter Enphase con un impianto monitorato e dotato di ottimizzatori SolarEdge, per fare un confronto equo, per capire effettivamente qual è il sistema che permette una produttività maggiore o, come spesso dicono, se è vero che i microinverter vanno a troncare in maniera importante la produzione dell'impianto. Ovvio, sarà un approfondimento molto tecnico, quindi se non te lo vuoi perdere iscriviti al canale, attiva la campanellina, lascia un bel mi piace se ti interessano contenuti di questo tipo, quindi di retrofuturismo, quindi vediamo i vecchi impianti 2012 dotati di un impianto modernissimo, perché il microinverter adesso che è ritornato in Italia sembra la novità del momento,
per pochi, ovviamente la maggior parte degli installatori non sanno neanche che cos'è un microinverter, non sanno neanche che esiste il microinverter perché vanno con i kit copia e incolla. Mentre qua ti ho raccontato l'installazione di due batterie Enphase, proprio perché, come hai potuto vedere anche da altri video sul canale, noi non abbiamo mai sposato nessuno. Monto SolarEdge come Enphase, monto batterie Enphase come batterie Tesla, SolarEdge, LG e chi più ne ha più ne metta. Perché? Perché per ogni caso ci deve essere il prodotto giusto. Ma basta automarkettarsi, sono curioso di leggerti nei commenti. Ovviamente per qualsiasi necessità trovate anche i nostri riferimenti e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao Nea!